sono stati tanti mafiosi che sono tornati a casa loro. Tra questi c'è anche uno di Cerda. Boh, è quello, una Cerda, che chi è questo? Contino, Cerda? Stefano Contino. Sì, ha sentito dire. Nessuno lo conosceva. Ho toccato un tasto antipatico. Antipatico era niente. Stiamo giocando e noi a intervistare dopo. Siamo proprio felicissimi di non sentirlo. Per me è un galantuomo. Un galantuomo? Per me sì. Ma per me non è un delinquente. Né lui neanche gli altri. Per me è un solo signore. Perché non mi hanno fatto mai niente. Per cui c'è proprio... Ti ha fatto male. Allora perché lo ha detto? Per me è una degna persona. Però due volte hanno sciolto il comune qui per mafia, no? Quindi la mafia ci sarà a Cerda. Sì, la mafia a Cerda no? C'è stata. O no? Il male c'è stato. Perché le macchine del sindaco... Dottore Mendola sono state bruciate. Stefano Contino, il presunto capomafia, è stato condannato, tra l'altro, per l'attentato incendiario ad Andrea Mendola, il sindaco che dopo due scioglimenti per mafia voleva riportare la legalità in municipio. Quello di mettere tranquillo, picchiare i caschi, messenaghi. Cioè c'era un interesse dei clan di questo... Sì, appunto, che volevano impadronirsi il comune. E quindi, se ho ben capito, quando ha tolto un po' l'osso... Qualcuno si è lamentato, a quanto pare. Qualcuno si è lamentato, gli hanno bruciato la macchina, tre macchine. Qualcuno si è lamentato. Dopo l'attentato incendiario, Mendola si dimette con una lettera indirizzata a tutte le istituzioni. E le ha risposto nessuno? No, nessuno. Poi quello che è stato condannato come mandante dell'attentato a lei e a sua moglie è tornato a casa sua a Cerda, che è una sconfitta dello Stato. E allora vado a cercarlo, il boss tornato ai domiciliari. Buongiorno signora, cercavo Stefano Contino, il signor Contino. Ah, salve, io sono un giornalista, sono di La 7, il programma dell'Arena. So che suo marito è uno di quelli che è stato rimandato a casa per il pericolo del Covid. Sì, sì. Volevamo sapere come sta, se adesso che è diciamo, il pericolo. Il volo, però ancora sta male, non è che... Sta male? Ma che c'ha? Sempre a letto sta, diciamo. Buongiorno, come sta? Sta bene? Sta meglio? Così e così, senta. Ma lei è vero che è uscito per il rischio del Covid? È uscito di carcere per il rischio del Covid? Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire? Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire? Ma è vero, tanti pensano che lei sia il capomafia di Cerda. Lei che cosa ne pensa? Non è vero? Che abbia messo fuoco alle auto del sindaco? Anche di questa cosa del rischio del Covid, no? Ci sono state tante polemiche. Mi scusi?